Ciao a tutti! Ci occuperemo ora di razionalizzare i denominatori. Importante, quello che si fa è unicamente riferito ai denominatori. La razionalizzazione si svolgerà in, diciamo, tre casi e li vedremo tutti e tre. Facciamo quindi alcune osservazioni che ritengo molto importanti. La prima osservazione è che noi non vogliamo mai tenere una frazione che abbia al denominatore un radicale. Ad esempio, la frazione che scrivo adesso 3 fratto la radice di 2 è una frazione che non va bene tenerla in questo modo. Perciò possiamo dire che noi vogliamo cambiare soltanto l'aspetto della frazione, ma assolutamente noi non vogliamo mai cambiarne il suo valore. Perciò quello che abbiamo appena detto è che la razionalizzazione ci permette di scrivere la frazione trasformata in modo equivalente. Equivalente vuol dire con lo stesso valore. Quindi la frazione che avremo all'inizio dell'esercizio e la frazione che avremo alla fine dell'esercizio saranno uguali ed equivalenti fra di loro. Un'altra osservazione importante, banale di per sé, ma capiremo dopo la sua importanza, è che quando io moltiplico un qualsiasi valore numerico per l'unità, il prodotto è esattamente identico al numero stesso. Infatti, 3 moltiplicato 1 fa 3, 5 moltiplicato 1 fa 5, radice di 4 moltiplicato 1 fa ancora radice di 4. Possiamo quindi dare l'ultima osservazione, e cioè che se parliamo di frazioni, e se in queste frazioni useremo un numeratore uguale al denominatore, possiamo ben dire che la frazione assumerà valore 1. A questo punto, per imparare a razionalizzare un denominatore, ci conviene direttamente svolgere un esercizio. Iniziamo quindi adesso. Vogliamo razionalizzare la frazione 3 fratto la radice di 2. Vediamo che al denominatore c'è un radicale. E questo non va bene. Questa cosa deve essere rimediata. In pratica vedremo che il radicale con una certa operazione da sotto andrà trasportato al numeratore. Il trucco sta nell'immaginare di moltiplicare la frazione per 1, perciò sappiamo che il risultato non cambia. Però cosa abbiamo detto? Che 1 è equivalente ad una frazione in cui il numeratore è uguale al denominatore. Perciò quello che dovete fare voi è guardare cosa c'è sotto il radicale presente al denominatore. Lo moltiplichiamo e lo mettiamo sotto e sopra nella frazione e quindi possiamo ben dire che questa frazione valga 1 e quindi a questo punto svolgiamo il prodotto. Linea di frazione, al numeratore indichiamo che 3 per radice di 2 fa proprio 3 radice di 2, al denominatore la radice di 2 per la radice di 2 è uguale a radice di 2 al quadrato, che semplificato diventa al numeratore 3 radice di 2, al denominatore 2. L'esercizio è terminato, quindi la frazione iniziale è equivalente alla frazione finale. Abbiamo un secondo esercizio. Vogliamo razionalizzare la seguente frazione. Quindi guardiamo. Vediamo che il denominatore ha presente radicale radice di 5, perciò decidiamo di moltiplicare per quella frazione che avrà proprio la radice di 5 sia al numeratore sia al denominatore. Eseguiamo adesso il prodotto che c'è fra questi due radicali identici e quindi, come spiegato in un video precedente sulla moltiplicazione tra radicali, sappiamo che la radice di 5 per la radice di 5, scrivo, sarebbe radice di 5 alla seconda, che, semplificato tramite la proprietà invariantiva, diventa 5. Al numeratore basta scrivere 10 per la radice di 5. A questo punto, mi raccomando, controllate sempre se per caso nelle frazioni si possono svolgere delle semplificazioni. Il risultato quindi sarà 2 per la radice di 5. Abbiamo concluso che la frazione scritta all'inizio e la frazione, cioè la quantità scritta alla fine, sono equivalenti fra di loro. In questo terzo esercizio abbiamo messo al denominatore anche la presenza di un coefficiente intero.
Esso non ci dà nessun problema. L'unico problema che noi dobbiamo risolvere è eliminare dal denominatore la radice di 7. Perciò, esattamente come fatto prima, decidiamo di moltiplicare per la radice unitaria. La frazione unitaria è una frazione che abbia sia al numeratore sia al denominatore esattamente la radice di 7. Quindi a questo punto rimane la frazione, scriviamo al numeratore quello che risulta da questa moltiplicazione ed è molto semplice perché si scrive sia il valore intero sia il valore irrazionale, cioè il radicale. Al denominatore il 3 rimane il 3 perché esso è da solo e invece moltiplico la radice di 7 con la radice di 7. Il loro prodotto fa 7. A questo punto, come sempre si guarda se è possibile semplificare, in questo caso sì. Perciò il risultato di tutto sarà una frazione che avrà sopra 2 radici di 7, sotto soltanto il valore 3. Possiamo concludere che la frazione iniziale è equivalente alla frazione finale. Quello che possiamo osservare è che il denominatore non ha più la radice. Questa radice è stata spostata al numeratore. Questo ci va bene. Concludiamo questa prima parte di esercizi con un altro esempio identico a quelli precedenti. Vogliamo razionalizzare la seguente frazione, 18 fratto radice di 6. Perciò, guardando al denominatore qual è il numero radicale che è presente, moltiplichiamo per la radice di 6 fratto la radice di 6 e quindi al numeratore avremo 18 per radice di 6 perché ricopio così com'è. Al denominatore la radice di 6 moltiplicato per la radice di 6 fa 6. Quindi, anche qui, sempre osservando di poter semplificare, ottengo 3 per radice di 6. Abbiamo visto che questa quantità iniziale è equivalente alla quantità finale. Abbiamo ora da vedere un secondo tipo di razionalizzazione. È un altro tipo semplicemente perché l'indice della radice non è 2, come siamo abituati a svolgere, in genere. Torno indietro con le pagine e vediamo che in genere tutte le radici che abbiamo utilizzato finora avevano indice 2, erano tutte radici quadrati, tant'è vero che quando la radice è quadrata non si scrive nemmeno il valore 2 dell'indice perché lo si dà per sottinteso. Per razionalizzare questa frazione, che quindi adesso io indico dentro questo cerchio, per razionalizzare questa frazione si fa nello stesso modo, cioè si moltiplica per un'altra frazione in cui i radicali devono avere assolutamente lo stesso indice e quindi scrivo 4 e 4. Bene, a questo punto scrivo la stessa base che leggo dentro alla radice di partenza, quindi 2 e 2 in entrambe, e come esponente metterò la differenza che c'è fra l'indice e l'esponente del radicando. È sottinteso esserci 1, 4 meno 1 fa 3 e quindi l'esponente 3. Infatti, scriviamo adesso il risultato al numeratore. Ricopio radice quarta di 2 alla terza. Invece al denominatore scriverò radice quarta di, eseguo il prodotto tra 2 e 2 alla terza, che viene 2 alla quarta. Bene, per la proprietà invariantiva semplifico l'esponente con l'indice, perciò al numeratore ricopio sempre quello che ho perché questo non viene mai modificato. Al denominatore la radice quarta di 2 alla quarta corrisponde al valore 2. L'esercizio quindi è concluso. Facciamo adesso alcuni esempi. Voglio razionalizzare la frazione 10 fratto radice quarta di 5 alla terza. Come sempre so che parto scrivendo la moltiplicazione. So che devo scrivere una frazione e so che la frazione dovrà avere due radicali. E li scrivo sia sopra che sotto, in cui l'indice deve essere sempre lo stesso. Dopo aver scritto lo stesso indice, guardo qual è la base
della mia radice, 5 e 5 e la riscrivo, a questo punto devo fare la differenza tra indice ed esponente. 4 meno 3 fa 1. Quindi il risultato al numeratore sarà 10 per radice quarta del numero 5. Al denominatore moltiplico due radicali che hanno l'indice uguale, perciò la radice avrà lo stesso indice e come radicando avrà la base elevata alla somma degli esponenti. Come sempre noi ricordiamo la proprietà invariantiva, sappiamo che possiamo semplificare il 4 col 4, perciò alla fine la mia espressione diventa 10 per la radice quarta di 5, tutto fratto 5. Guardiamo sempre se è possibile semplificare qualcosa, infatti possiamo scrivere alla fine che l'espressione semplificata è 2 per la radice quarta di 5. Al denominatore è rimasto 1, perciò non scrivo niente. Facciamo un ultimo esempio di questo secondo tipo. L'espressione che abbiamo da razionalizzare è la seguente. Vediamo che al denominatore abbiamo una radice cubica, perciò moltiplichiamo sicuramente per una frazione che abbia sia sotto sia sopra sempre una radice cubica. Vediamo che al radicando abbiamo la base 2, perciò scriviamo base 2 e base 2 in entrambe i radicali. Ora osserviamo qual è l'indice. Osserviamo qual è l'esponente che, non essendo scritto, è sottinteso essere 1. Questo sarà l'esponente da mettere nel radicando. Quindi 5 che moltiplica radice cubica di 2 alla seconda, se volete potete scrivere anche 4, ma questo è irrilevante, e al denominatore la moltiplicazione fra queste due quantità mi darebbe radice cubica di 2 alla terza, che quindi semplifico già e scrivo 2. Bene. Terminato anche questo secondo tipo. Il terzo tipo è quello più interessante che si trova di frequente. Il terzo tipo potremmo descriverlo come una frazione in cui al denominatore io abbia non un unico radicale, ma una somma o una differenza indifferente, una somma tra radicali. Ad esempio, ecco una frazione in cui al denominatore io non ho soltanto un radicale, bensì ho una somma algebrica. Importante a questo punto ricordarvi dei prerequisiti fondamentali che avete studiato nella prima classe delle superiori, ossia la somma di due quantità moltiplicata la differenza delle stesse due quantità mi dà come risultato il quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo termine, cioè di quello che cambia il segno. Ovviamente per la proprietà commutativa se noi avessimo invertito l'ordine delle due parentesi, non avremmo avuto un risultato diverso, ma quindi il risultato rimane sempre lo stesso, sia che io parta dalla somma e poi moltiplichi per la differenza, o che io parta dalla differenza e moltiplichi poi per la somma. Perché ho voluto ricordare questa nozione sulle scomposizioni dei prodotti notevoli? Ecco il motivo. Per razionalizzare questa frazione che abbiamo scritto 3 fratto la radice di 5 meno la radice di 2, io moltiplicherò sempre per un'altra frazione, esattamente come fatto in precedenza. Solo che nella frazione io metterò, se qui ho la differenza, decido di moltiplicare per la radice di 5 più la radice di 2, sia sopra sia sotto. Quindi abbiamo visto che prendiamo gli stessi termini presenti al denominatore, però cambiando il segno. Perché dovremmo fare questa cosa? È molto semplice. Se io moltiplico la differenza fra queste due radici per la somma delle stesse due radici, io posso scrivere che il risultato sarà il quadrato della prima radice, e quindi 5, meno il quadrato della seconda radice, che quindi è 2. Al numeratore scrivete sempre il prodotto indicato con le parentesi di quello che leggete, 3 per, parentesi, radice di 5 più radice di 2. Svolgiamo il nostro piccolo conto e quindi al numeratore rimane tale quale e quindi lo ricopio.
Al denominatore scriverò 5 meno 2 che fa 3. Ecco che mi accorgo di poter semplificare, perciò il risultato sarà semplicemente questa quantità. Facciamo un altro esempio. Il primo di questi due esempi andrà razionalizzato moltiplicando per una frazione, in cui sicuramente scriverò la radice di 7 e la radice di 2, e visto che ho già il segno più, dovrò mettere il segno meno. Al numeratore ricopio la stessa cosa e quindi adesso scrivo il risultato di tale moltiplicazione. Al numeratore abbiamo detto si scrive 15 per la parentesi, ricopiando tutto così com'è, cioè non svolgo il prodotto. Al denominatore, invece, usando la regola dei prodotti notevoli, in cui devo moltiplicare la somma di due numeri per il loro prodotto, scriverò il quadrato del primo numero meno il quadrato del secondo numero. 7 meno 2 posso già scrivere che fa 5. 5 e 15 vanno semplificati, perciò la mia frazione razionalizzata equivale a 3 per la parentesi di radice di 7 meno radice di 2. Il secondo esercizio che dobbiamo svolgere deve sempre essere razionalizzato, perciò moltiplico per una frazione. Al denominatore di questa frazione dovrò scrivere sempre la radice di 3, cambiando di segno il numero 2. Quello che ho scritto sotto deve essere uguale a quello che scriverò sopra, perché ricordate sempre che la frazione che io devo scrivere deve sempre avere valore 1. E quindi bisogna che il numeratore sia sempre uguale al denominatore. Scriviamo al numeratore il prodotto fra 4 e radice di 3 più 2, quindi lo scriviamo utilizzando la parentesi, e invece al denominatore, sempre utilizzando le regole dei prodotti notevoli, possiamo scrivere che risulta il quadrato del primo termine, che è 3, meno il quadrato del secondo termine, che è 4. Quindi al numeratore ricopio tutto, al denominatore ottengo meno 1, perciò ricordate che il segno meno si mette sempre davanti a tutta l'espressione, meno 4 che moltiplica la parentesi radice di 3 più 2. Per concludere questo video facciamo alcuni esercizi in velocità. Cominciamo con il primo. Moltiplico per la frazione che scelgo in modo opportuno, in cui c'è la somma, ottengo una frazione, al numeratore scrivo la moltiplicazione indicata, al denominatore eseguo il quadrato del primo termine, meno eseguo il quadrato del secondo termine. Controllando di poter semplificare, scrivo quindi il risultato della mia frazione. Le due espressioni iniziale e finale sono equivalenti tra loro. Svolgiamo ora il secondo esercizio. Decido di moltiplicare. La quantità avrà il segno meno. Ora scrivo il risultato del prodotto. Al numeratore lascio indicato il prodotto utilizzando la parentesi. Al denominatore eseguo il prodotto notevole della somma di radice di 2 più 1 con la differenza di radice di 2 e 1. Il quadrato del primo termine è 2, il quadrato del secondo termine è 1. Svolgendo tutti i conti, possiamo dire che la prima espressione è sicuramente equivalente alla seconda. In velocità diamo un piccolo riepilogo. Abbiamo tre tipi di razionalizzazione. Il primo caso si occupa di radicali che al denominatore abbiano l'indice 2 e quindi la frazione che utilizzo per moltiplicare avrà delle quantità uguali fra di loro. Il secondo tipo di razionalizzazione che abbiamo studiato oggi ha dei radicali che hanno un indice maggiore di 2 e quindi abbiamo capito che dobbiamo moltiplicare per delle frazioni in cui i radicali abbiano lo stesso indice scritto sotto al denominatore e scrivendo come base 2 elevato alla differenza di
tra indice e radice. Nel terzo caso, invece, abbiamo che al denominatore abbiamo una somma o una differenza tra radicali. E quindi dobbiamo moltiplicare per una frazione che abbia la somma degli stessi radicali oppure la differenza, perché l'importante è scrivere sempre il segno opposto. Abbiamo visto tutti i tipi di razionalizzazione che si possono incontrare. A questo punto rimane solo di fare molto, ma molto esercizio.